una pandemia che si poteva e doveva evitare, è quella che stiamo vivendo e che il giornalista Fabrizio Gatti ci porta a scoprire nelle sue origini, fin dagli ultimi giorni del 2019. Il 30 dicembre i medici di Wuhan danno l'allarme su dei nuovi focolai di SARS. La Cina aveva già avuto l'esperienza di questa pericolosa infezione nel 2003. I medici vengono puniti e costretti al silenzio. Sono oltre 10.000 i documenti alla base dell'infinito errore, un errore costruito, da quanto si evince, dal regime di Pechino, intento a fare esperimenti in laboratori militari coi coronavirus. A fare il resto, l'approssimazione o la complicità dell'OMS e di partner occidentali, che hanno accettato di chiamare col nome di Covid un'infezione gemella a quella combattuta e vinta anni fa, grazie anche all'eroico sacrificio del medico italiano Carlo Urbani. Io nel libro dimostro, partendo dalle denunce dei medici cinesi, come non è vero che si tratti di un virus conosciuto e di una malattia mai incontrata prima, perché i legami con la prima gravissima epidemia di SARS sono strettissimi. Nel 2003 e anche nel 2004 l'epidemia viene contenuta soprattutto perché viene posto un limite ai viaggi internazionali, vengono messi sotto controllo i viaggi nel mondo tra la Cina e il resto del mondo. Una strategia che il mondo ha esitato a prendere anche perché la Cina non voleva si parlasse di SARS. Se la malattia anziché Covid fosse stata chiamata SARS, sicuramente il mondo avrebbe avuto un approccio diverso e ci sarebbe stato subito un allarme più attento e non questa gravissima sottovalutazione. E così si è perso tempo prezioso per contrastare l'infezione, prendendo le scelte sbagliate. Il 13 gennaio 2020, mentre a Wuhan si comincia a morire e l'attuale infezione esce per la prima volta dai confini cinesi con un caso in Thailandia, l'Italia firma con la Cina un accordo per il raddoppio immediato dei voli, che passano da 108 a 216. Raddoppiare i voli, far arrivare migliaia di turisti, è ovviamente uno degli elementi che ha portato l'Italia per prima al mondo nelle fauci, possiamo dire così, di questa grave infezione.